Vacca boia. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Pirotecnica La Torretta. In questo video faremo un confronto tra 5 petardi da un grammo. I 5 petardi sono il petardo Monello, che penso conoscerete tutti, un grammo di Romano Fireworks. Poi abbiamo il Lupo P1 della pirotecnica Scudo Fausto, anche questi petardi da un grammo al pezzo. Abbiamo poi i Mini Thunder della Chiarappa Classici, anche questi un grammo al pezzo. Un Mini Thunder leggermente diverso, perché c'è scritto articolo per uso tecnico Mini Thunder. Una differenza che posso notare fin da subito, e la noterete anche voi a video, la miccia è davvero molto diversa. Questi Mini Thunder qua, articolo per uso tecnico, hanno una miccia davvero migliore, molto più spessa. Abbiamo poi un Dark Angel della Triplex. Questi petardi qua dovrebbero essere in teoria da un grammo, anche se in test precedenti ci hanno un po' deluso, perché non erano granché, ma adesso li rivedremo finalmente al fonometro. E infine abbiamo un Mega Bulldog. Questi sono petardi da 0,98 grammi e sono anche questi della Triplex. Sembrano molto belli, la miccia è davvero molto molto bella, una delle migliori micce che abbia mai visto in vita mia, ma da test precedenti ci ricordiamo che non erano fortissimi. No, ma ne avevamo messi nei bocciati. Sì, è vero, l'altra volta nei test preliminari del quarto carico di Capodanno li avevamo bocciati. Ma adesso li vedremo al fonometro, iniziamo col confronto. E inizierei proprio dai Bulldog, dai. Aspetta che accendo il fonometro. Naturalmente la distanza è fissa, abbiamo fissato la distanza a 5 metri perché siamo in una location molto più silenziosa delle altre volte. Vai pure, Mega Bulldog. Porca trota! Quanto ha dato? Ma mi è sembrato più forte stavolta della volta scorsa comunque. Quanto ha dato? 116. Figa. 116, un ottimo risultato, devo dire. Sembrava più forte dell'altra volta. Molto più forte sembrava dell'altra volta. Proseguiamo con i Dark Angel, anche questi della Triplex, come il Mega Bulldog di prima, che devo dire che è stato molto più forte rispetto all'ultima volta. Decisamente meglio. Dark Angel, Triplex. Non male, 112 decibel, quindi sotto. È sotto il Bulldog. È sotto il Bulldog, sì, è di sotto. Quanto? Di 4? Di 4, in realtà sì, non di tantissimo, è appena appena sotto il Bulldog, però devo dire che meglio rispetto ai test preliminari, chissà perché. Ricordiamo che la distanza in questo video è 5 metri e non 3, quindi ovviamente i valori cambiano. Proseguiamo con il Monello, che conoscerete tutti, sempre distanza costante 5 metri. Dovrebbe esserci un buco a terra, ecco, Monello. Porca boia! Quanto ha dato? 124. Buono. 124 per il Monello, davvero niente male. Proseguiamo con il Lupo P1. Io sono mega curioso di sapere quanto è più forte il Lupo P1 dei Monello, perché secondo me è più forte. Lupo P1. Porca 129. Figa. 129, sì, quindi si attesta sopra. Sopra il Lupo P1 rispetto al Monello. Ricordiamo che in questo test i valori sono diversi rispetto ai test precedenti, perché stiamo usando una distanza più regolare, siamo a 5 metri, quindi anche differenze così minime da 5-6 in realtà sono significative. Proseguiamo con i Mini Thunder classici. Vediamo un po'.
Secondo me sono superiori, però vediamo. Mini Thunder. Porca vacca, oh. Porca vacca. Quanto? 137. Che puttana. Decisamente sopra il Mini Thunder. Lì si davvero... sta scavando il buco, eh? Si sta scavando il buco. Sì, dopo andremo a vedere quanto si è scavato il buco. E proviamo adesso l'ultimo petardo in gara. Articolo per uso tecnico, Mini Thunder. Proviamo a vedere questi Mini Thunder tecnici. La miccia è decisamente più bella. Preferisco le micce un po' più spesse, danno più sicurezza nell'accensione anche. Fuoco alle polveri. Porca! Quanto? Sopra 145. Figa. Quindi direi classifica finale evidentissima. Ve la dico intanto che andiamo a vedere il buco scavato. Porca vacca! Fischia, si è scavato un buco. Oddio, questo è il buco scavato dal test. Allora, classifica evidentissima. I più scarsi sono i Dark Angel, ma ce li ricordavamo in effetti così scarsi. Paradossalmente i Mega Bulldog, anche se hanno 0,02 grammi in meno, sono più forti dei Dark Angel. Classifica finale quindi: Dark Angel, Mega Bulldog, Monello, Lupo P1, Mini Thunder e i Mini Thunder articolo per uso tecnico eccetera, sicuramente più forti. C'è da dire che la differenza tra Monello e Lupo P1 non è grandissima. Quindi sì, siamo comunque ai valori lì, mentre invece è molto più evidente la differenza tra i Lupo P1, i Monello e i Mini Thunder e i petardi e i Mega Bulldog e i Dark Angel. Lì la differenza è sicuramente più evidente. Vai, sì, proviamo sti petardini. Vai. Scoppiano? Sì, scoppiano e forte anche. Meglio che li metti lontani. Sì, in teoria sì. Allora, lancio lontano. Sì, vai. Speriamo non nell'acqua. No, ok. 7 anni di miccia, come sempre. Vacca vuole. Dai, non male per essere così piccolini. No, non male. Quanto ci avranno dentro? Guarda il confronto della mia mano. Dai, cacatine. Figa. 2 grammi l'uno. Con l'acqua, yes. Questo è uguale. Grazie a tutti di averci seguito. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un like e iscrivetevi al canale. E se conoscete altre persone che come noi amano i petardi e i fuochi d'artificio, consigliateli di vedere i nostri video e di iscriversi al canale. Grazie a tutti e alla prossima.